in collaborazione con il Simulation Center, un evento SIGASCOT ideato ed organizzato dal presidente del Comitato Artroscopia, Corrado Bait. Siete pronti? Sta arrivando la terza edizione di Master Artroscopist e nulla sarà più come prima. I artroscopisti italiani si affronteranno in un'incredibile sfida. Saranno messi sotto pressione, interrogati, esaminati, messi alla prova e soprattutto giudicati da professionisti di altissimo livello. 7 giudici valuteranno i concorrenti senza pietà. Ezio Adriani, medico chirurgo ortopedico specializzato nella scuola romana del professor Perugia, in traumatologia dello sport e in tecniche chirurgiche artroscopiche. 25 anni di attività tra ambienti universitari e ospedalieri. Consulente medico di numerose società sportive di livello nazionale. Attualmente è direttore della Sport Clinic presso la casa di cura privata Mater Dei di Roma. Il candidato deve avere una conoscenza ottima dell'anatomia, delle tecniche chirurgiche e acquisire una buona manualità, di avere la freddezza di saper uscire dalle imprevisti, dalle situazioni difficili. Vedremo. Corrado Bai, responsabile del centro di traumatologia dello sport presso l'istituto clinico Villa Aprica. Fino ad oggi ha eseguito oltre 12.000 artroscopie, presidente del comitato Artroscopia SIGASCOT, membro attivo dell'ESCA e dell'ECA. Ha seguito diversi atleti alle Olimpiadi invernali di Nagano, ai mondiali di hockey su ghiaccio e al torneo 6 nazioni di rugby. Oltre alla medicina, la sua grande passione è lo sport. Per lui, fondere medicina e sport, più che una strategia, è una questione di cuore. Il candidato ideale deve unire le mani al cervello e il cervello al proprio cuore. Solo così può essere un buon chirurgo. Stiamo cercando colui che riesce a mettere insieme tutte queste caratteristiche fondamentali. Questo significa conoscere le tecniche chirurgiche e conoscere soprattutto come comportarsi in sala operatoria. Sei pronto per questa sfida? Giacomo Zanon, 46 anni, è responsabile dell'unità semplice di traumatologia dello sport del Policlinico di Pavia. Presidente del comitato sport di SIGASCOT, ha operato e riportato in campo con ottimi risultati numerosi calciatori professionisti. Per 3 anni è stato consulente del Genoa, ora è il consulente ortopedico dell'Atalanta. Autore di oltre 40 pubblicazioni, più di 20 capitoli di libri di traumatologia dello sport e 3.000 artroscopie in carriera. Il candidato ideale deve sapersi muovere a 360 gradi, deve saper interpretare le indagini diagnostiche, deve saper visitare un paziente, deve sapere quali sono gli step della chirurgia, ma soprattutto essere capace di uscire dalla difficoltà quando queste si manifestino. Ci vuole freddezza, abilità, ma soprattutto molta scienza. Aldo Ampollini, specializzato sotto la scuola del professor Bocchi, ha poi continuato con diverse collaborazioni negli Stati Uniti, socio in varie società ortopediche nazionali, tra cui la Società Italiana di Artroscopia, SIOT e SIGASCOT, dove fa parte del Comitato Artroscopia. Oggi svolge la sua attività chirurgica presso la Casa di Cura Città di Parma. Alle spalle ha oltre 1.000 interventi al ginocchio, autore di numerose pubblicazioni e capitoli di libri nazionali ed internazionali, relatore in svariati congressi e tutor per medici specialisti nei corsi avanzati di insegnamento presso il centro Cadaver Lab di Arezzo. Deve avere un'ottima conoscenza dell'anatomia del ginocchio, deve avere un'ottima manualità, avere una conoscenza sia dal punto di vista anatomico, dal punto di vista chirurgico, delle ricostruzioni e delle riparazioni, dei timing chirurgico di quelle che sono le lesioni periferiche del ginocchio, collaterale, laterale e mediale, ma anche postero mediale e postero laterale. Questo è il fulcro di quello che può essere le caratteristiche di un vincitore di Master Artroscopy. Vincenzo Madonna, medico chirurgo ortopedico, specializzato presso la scuola fiorentina del professor Aglietti in chirurgia articolare open ed artroscopica e traumatologia dello sport. 23 anni di attività tra ambiente universitario ed ospedaliero, consulente di numerosi club sportivi e componente del consiglio esecutivo della SIGASCOT. Attualmente è primario ortopedico dell'Istituto Clinico Umani Castelli di Bergamo. I candidati a questo corso avanzato devono partire da una base molto solida di studio, iniziando dalle indicazioni per finire con la teoria delle singole tecniche chirurgiche. Solo in questa maniera riusciranno a ottenere il massimo da questo ennesimo meraviglioso sforzo della SIGASCOT. In bocca al lupo.
Massimo Berruto, specializzato in chirurgia del ginocchio. La sua carriera è nata con i preziosi insegnamenti del professor Mario Bianchi. Ha completato la sua formazione negli Stati Uniti. Da 31 anni lavora presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, dove è responsabile della struttura semplice dipartimentale di chirurgia articolare del ginocchio. Secondo vicepresidente di Sigasco, collabora con ESCA e ICRS. La patologia femoro-rotulea, cartilaginea e chirurgia osteotomica le ama quasi quanto la sua Juventus. Il suo motto da sempre? Il ginocchio. Più lo conosci e meno lo capisci. Quello che io mi aspetto è di creare una squadra compatta, una che possa collaborare o affrontare le difficoltà. Vi aiuteremo, ma saremo anche durissimi nel rimproverarvi o nel farvi crescere laddove le vostre lacune, le vostre mancanze si riveleranno come limitative. Sia una grande occasione per crescere insieme. Francesco Gironi, dirigente di primo livello dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, autore di più di 100 pubblicazioni su chirurgia protesica e ricostruzione legamentosa del ginocchio, membro di numerose società tra cui EX, ECA, ESCA, ISACOS e AOS, responsabile scientifico Sigasco, consulente ortopedico di Fiorentina ed Empoli Calcio, ma anche Rugby Firenze 1931 e Savino del Bene Volley Firenze. Effettua in media 500 interventi l'anno di traumatologia dello sport, chirurgia del ginocchio e chirurgia protesica di ginocchio e anca. Per me il vincitore di questo Master Advance sarà non solo il candidato che dimostrerà una buona conoscenza dell'anatomia, un'ottima manualità, ma mostrerà soprattutto l'intuito, la lucidità, la prontezza di riflessi che permettono a un buon chirurgo in un momento di difficoltà di trasformare un possibile insuccesso in un successo. In pratica sarà il candidato che avrà quell'X factor che mi farà dire tu sì che vales. Una serie di prove di altissimo livello. Mi sono iscritto a Master Arthroscopist per mettermi in gioco. Che faranno esaltare, soffrire, disperare ogni concorrente. Cosa temo? Forse la Mystery Box, che era la prova misteriosa che 2 anni fa incuteva tanto terrore. Ci saranno prove a tempo e di abilità per ricreare le condizioni di stress di ogni sala operatoria. Non capita così spesso di affrontare e di vedere questo tipo di patologie. La faculty mi fa abbastanza paura, essendo delle pietre miliari della moderna artroscopia, sia nazionale che internazionale. Non sarà uno scherzo, non sarà facile. Alla fine ne resterà soltanto uno. E sarà il nuovo Master Arthroscopist. La sfida sta per cominciare.